la festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. No, la festa è anzitutto uno sguardo amorevole e grato sul lavoro ben fatto. Festeggiamo un lavoro. Ma il vero tempo della festa sospende il lavoro professionale ed è sacro perché ricorda all'uomo e alla donna che sono fatti ad immagine di Dio, il quale non è schiavo del lavoro, ma Signore, e dunque anche noi non dobbiamo mai essere schiavi del lavoro, ma Signori. Sappiamo che ci sono milioni di uomini e donne e addirittura bambini schiavi del lavoro. In questo tempo ci sono schiavi, sono sfruttati, schiavi del lavoro. E questo è contro Dio e contro la dignità della persona umana. L'ossessione del profitto economico e l'efficientismo della tecnica mettono a rischio i ritmi umani della vita, perché la vita ha i suoi ritmi umani. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. E invece vediamo che l'ideologia del profitto e del consumo vuole mangiarsi anche la festa. Anch'essa a volte viene ridotta a un affare, a un modo per fare soldi e per spenderli. Ma è per questo che lavoriamo?